Bene, è finito da poco la presentazione di Antonio Sasso. Ci vuoi raccontare un po' questo libro? Allora, questo libro è un viaggio dentro se stessi, è un viaggio che porta alla conoscenza profonda della propria interiorità ed è un libro che fa emergere le luci e le ombre di un uomo in tutta la sua dimensione umana e filantropica. È un libro che mette fortemente a nudo il protagonista anche nei suoi valori, nei suoi ideali e nelle sue emozioni e sono queste tre caratteristiche che rendono poi il personaggio totalmente umano e calato in una realtà chiaroscurale com'è l'ordinarietà e la vita di tutti i giorni. Quindi è un libro in cui la persona e il personaggio si fondono e attraverso cui emerge proprio la dimensione umana in tutte le sue sfumature e in tutti i suoi plurimi livelli. Cosa ti ha colpito del libro di Antonio Sasso? Allora, del libro di Antonio Sasso mi ha colpito la verità. La verità anche attraverso gli sfoghi, una rabbia che non diventa mai controllo e soprattutto una rabbia che non si esaspera mai, una rabbia che ha a che fare sempre con gli ideali. È la rabbia di chi, appunto come Ulisse, vive con determinazione e cerca di perseguire un obiettivo e investe in quell'obiettivo. Quindi, come dicevo prima, c'è una realtà chiaroscurale, un uomo che riflette su se stesso. A tratti sembra rassegnato, però ha dentro di sé comunque quella fiamma che poi lo costringe in qualche modo a cercarsi e a ricercarsi. Grazie. Siamo qui questo pomeriggio con il sociologo Paolo Matarazzo, il quale ha relazionato sul libro di Antonio Sasso. Cosa ci puoi dire? Ma ti dico che l'esperienza di questa sera è stata molto bella perché abbiamo fatto il libro, penso che anche Ilenia prima ne abbia parlato, è il vissuto di un meridionale con i capelli bianchi che si è arreso un po' alla vita e si è lasciato andare e quindi si sta guardando il proprio vissuto con tanta amarezza. Però quello che è uscito fuori stasera dalla sala, anche facendo un simpatico gioco, è che, e c'erano tanti giovani presenti qui, che non ci si piange più addosso, questo è il dato più importante. Cioè i ragazzi attraverso questo gioco, questa simulazione, attraverso il libro, lo strumento che Antonio ha fornito, sono ragazzi in cammino, cioè gente che non vuole lasciare questa terra piena di contraddizioni, dove è facile adattarsi, sedersi, arrendersi e esprimere solamente consenso ma non critica. Quindi è stata una serata positiva, molto bella, il libro di Antonio si legge con tanto piacere, ti lascia dei grossi punti interrogativi e il libro è anche intriso anche poi di una figura femminile che ha un ruolo importante nella vita di questo personaggio. Il libro lo ricordiamo, tu credo che già lo abbia presentato, e tanto farò intanto farò il nonno. È gradevolissimo ed è un invito a vivere la vita con tutti i rischi che comporta all'interno di una terra quale quella del sud, però viverla fino in fondo. Beh, sicuramente questa tavola rotonda che si è avuta grazie anche all'intervento di Luigi Manolfi ci ha consentito, meridioni e meridionali, anche di legarli in qualche modo insieme questi due libri. Sì. È chiaro, è il personaggio del libro di Antonio, è un personaggio sconfitto dalla logica, no? Della logica dell'economia del sud o di un'economia passata soprattutto del sud, la logica dell'uomo che si è dovuto adattare ai poteri forti. Ma diciamo che quello è uno spunto. Oggi ci sono altri uomini che riescono a lottare le lobby, che riescono in questo profondo sud a lottare le mafie, no? Dico, locali e localistiche, quindi è un invito a mettersi sempre in discussione e a volere il bene del sud. Grazie.